Negli ultimi 15 giorni è cresciuto in maniera considerevole il numero dei tamponi e le prime dosi di vaccino. E l'effetto Green Pass è diventato obbligatorio anche al lavoro, che sta anche dando una grossa mano nel tenere sotto controllo la circolazione del virus in regione, grazie all'altissimo numero di tamponi. Ma sicuramente c'è stato un incremento che io quantificherei intorno al 30% di prime dosi, seppure con un po' di mal di pancia, però insomma la gente viene a vaccinarsi. Per quanto riguarda la seconda dose, l'Abruzzo è al 77%, quindi manca un circa 3%. Il 22 di ottobre raggiungeremo, diciamo, l'80% di seconde dosi, quindi di persone vaccinate. Quindi mi sembra che una campagna vaccinale davvero entusiasmante, che sta andando avanti davvero con forza, e questo ci fa piacere. Possiamo dire che si è lavorato bene anche grazie alle sinergie con tutti gli enti? Ma io direi che si è lavorato bene innanzitutto perché la regia dell'assessore Veri è stata una regia determinante. L'assessore è stata sempre vicina alle altre, io ho svolto il mio ruolo e ringrazio anche sia l'assessore Veri che il presidente Marsilio per avermi dato questa opportunità. C'è stata una grande sinergia e anche una grande attività di coordinamento, ecco perché l'Abruzzo è una fra le prime regioni tra dosi somministrate sulla popolazione, che è quello che conta. Il dato più importante è che oggi in Abruzzo i ricoveri sono pochi, oggi in Abruzzo le rianimazioni sono poco frequentate, e se sono frequentate da persone che non si sono vaccinate o hanno fatto una dose sola, per cui credo che l'aspetto più importante sia questo. Sul fronte della terza dose? Sono circa oltre 12.000, quindi anche qui un buon risultato, siamo partiti adesso ma continuiamo a ritmi rapidi e veloci. A Teramo negli ultimi giorni sono stati registrati un nuovo decesso e un ingresso in terapia intensiva, entrambi giovani e non vaccinati. Questo è quello che ci preoccupa più di tutti, perché è ovvio che quando dobbiamo riaprire le rianimazioni per noi è un problema anche organizzativo, perché andiamo a distogliere personale che potremmo impegnare nella fase di ripartenza per tutte le attività operatorie che dobbiamo porre in essere, invece dobbiamo ancora mettere a disposizione degli anestesisti per questo tipo di persone, perché vanno trattate in un modo diverso dalle altre persone che sono in rianimazione. Ma la cosa che dispiace è che si arrivano a delle situazioni dolorose, come quella la perdita di un giovane di 42 anni che purtroppo non ce l'ha fatta, di un'altra ragazza di 32enne che sta attaccata a un ECMO e che la vita ha preso un filo.